Ed eccoci qui, come promesso, lo speciale giro pagina dedicato a Sanremo. Lo facciamo per i tanti che ci hanno chiesto perché stamattina giro pagina non avete parlato di Sanremo, dato, diciamo. Perché avevamo sonno, ma Sanremo è finito Voglio tardissimo. dire, Avevamo due occhiaie come due borse, per proprio chi ha visto il due festival, per chi ha visto il valigie. dopo festival, chi ci ha provato, a che ora è iniziato? No, ma guarda, io il festival fino a Luna, l'ultimo cantante ha cantato a Mamma Luna. mia. Cioè, praticamente potevamo fare mattina, io ero già con cornetto e cappuccino. Cioè, Ed ecco. decidiamoci, cornetto e cappuccino o era il tè della sera, il latte caldo della sera. Dico, abbiate pietà anche di noi che non solo dobbiamo guardare il festival, poi dobbiamo trovare anche il tempo, le energie per, diciamo, fare anche qualche commento, per fare un bilancio. Com'è andata, secondo No, no, è te? andata maluccio, c'è un calo degli ascolti, anche Com'è? se dire che 10 milioni di telespettatori sono pochi è peccato a dirlo, considerando che adesso sono tanti. Perché mi stai mettendo in diretta? Lo so, mi sento proprio l'eco. No, Comunque no, mi parlando piace la seriamente, tua 10 voce. milioni di telespettatori non sono pochi in un'epoca social, soprattutto considerando che c'era comunque tanta altra offerta sul palinsesto televisivo. Però dobbiamo anche dire che c'è un calo degli ascolti, quindi sono il 49,5% rispetto al 52,1% dell'anno scorso, edizione 2018. L'attesa però è stata tanta anche per questa conduzione tra Claudio Baglioni, ritornato il dittatore, lo chiamano ormai. Povero Lo Claudio. chiamano il dittatore, ma tu, Virginia Raffaele, come ti è sembrata? Questo Claudio Bisio, come ti è sembrato? Guarda, beh, Virginia Raffaele mi è piaciuta. Ho letto alcuni commenti negativi sulla Raffaele, però devo dire, la Virginia Raffaele ieri faceva la conduttrice, non vestiva i panni dell'imitatrice. Ah, sì, Purtroppo certo. A molti parte non riescono a fare meravigliosa la differenza. Armani Privé e Lorenzo Serafini, cioè Bellissima lei. davvero, non c'è stato un abito sbagliato. E penso che Maria Bellissima. Cristina De Rosa, che in questo momento ci sta ascoltando da Napoli, Tra l'altro l'abbiamo fatta fuori. infatti, ma lei questa Top. mattina è impegnata a Napoli, ricordati per delle cose che poi magari ne discuteremo in seguito per altre occasioni. No, comunque, Lorenzo Serafini, Armani Privé, l'ha vestita in maniera egregia, non tanto, insomma, è stato detto per invece i conduttori e per quelle giacche improbabili di Claudio Bisio, che hanno anche scatenato poi dei commenti e una delle gaffe della serata. Vabbè, non bellissima l'immagine di Bisio che guardiamo adesso, vabbè, ci sta. No, no, no. Vabbè, ma la giacca non mi dispiace, la giacca di Bisio, è molto estroverso il No, no, ragazzo. anticipiamo quella che è stata invece la gaffe di cui poi volevamo Vai, parlare più racconta la avanti nella gaffe di scaletta, però è Bisio. stata divertentissima. Abbiamo detto che comunque è stato un festival di Sanremo molto social, 69ª edizione social Sì. praticamente. Durante un duetto con Virginia Raffaele, Bisio racconta che in un tweet si è scherzato su questa sua giacca, è stato paragonato allo stile Casamonica. Ad un certo punto arriva Virginia Raffaele e Messala, salute Casamonica. messala. Eccola qua, e qui si nasconde dietro il foglietto perché si è accorta della gaffe. Oddio, oggi poi come al solito, anche ieri sera, c'è stata questa esagerazione smodata, ormai la satira non è più concessa, c'è questo perbenismo che aleggia, quindi salutare Casamonica, oddio. Cioè, fino a qualche tempo fa io mi ricordo che i comici potevano parlare di Totorrina, delle stragi, della mafia, potevano parlare di tutto, mo saluti Casamonica, succede l'ira di Dio. Come è successa l'ira di Dio con Bisio, il suo monologo? Monologo di Esagerato. Bisio, sì. Guarda, io ti dico la verità, l'ho trovato molto interessante, una trovata artistica dal mio punto di vista Stile. studiata, sicuramente studiata, perché sei andato a prendere i pezzi delle canzoni di Claudio Baglioni, dell'omonimo Claudio Baglioni, e ha costruito su un'etica riguardante un po' tutto ciò che era stata la polemica dei giorni precedenti. E ha dato una risposta su ciò che è poi la questione migranti, magari, ma sulla polemica in sé per sé, attaccando anche i giornalisti alla fine, dicendo: ragazzi, chiudiamola qui. Forse lì diciamo che. Sì, io non sono per la giustifica della satira. Tu hai fatto il tuo monologo, poi è arrivato Claudio Baglioni, con lui hai fatto quell'intermezzo e tutto. Non spiegare perché l'hai fatto quel monologo, anche perché si capiva.
Poi da Bisio, cioè che è un eccellente mattatore comico, non giustificarti per quello che hai detto, chiudiamo le polemiche, quello e quell'altro, alla fine li aizzi solamente. E poi c'è stato il patatrac, perché lui durante questo monologo ha parlato di un pentolone, e gli africani col pentolone a cantare Hakuna Matata. Hakuna Matata. Sì, ma tutto quello che volete, però restiamo nell'ambito satira. Sì, è la satira, cioè, ed è concesso. Arriveremo che non si potrà parlare di nulla. Io dico la verità, se vogliamo fare poi un confronto con altri personaggi pubblici che fanno satira, secondo me Bisio è stato anche molto corretto. Voglio dire, Passerotto non andare via, tutti qui Hakuna Matata, poi ci sono tanti altri mattatori del piccolo schermo che utilizzano altre denominazioni anche un po' più forti, però nessuno dice niente perché, no, ma ti giuro, perché il Festival di Sanremo che amplifica, lo dobbiamo dire, amplifica, il Festival amplifica. Come durante i mondiali noi diventiamo tutti allenatori, tifosi dell'Italia, noi diventiamo proprio allenatori, quello è il problema, che noi diventiamo allenatori e quindi diamo giudizi così, tanto per darli. Durante la settimana di Sanremo diventiamo tutti critici musicali, direttori artistici, questo e quello, che poi magari ognuno può avere il proprio giudizio, il proprio commento, la propria preferenza, ci sta benissimo, tutto quello che volete, ma addirittura che uno non possa fare una scelta satirica, è satira, appunto, cioè è satira, restiamo nell'ambito della satira e dello spettacolo, che sia offensiva. Non era offensiva, assolutamente. Non penso che abbia usato termini offensivi, offendere altri. Ma non è tra l'altro lo stile di Bisio essere offensivo, anzi è stato molto molto intelligente. Io no, mi permetto di dire che è stato che intelligente. Si è dovuto scusare per il monologo, perché l'ha fatto e quant'altro. No, comunque, no, vabbè. Ma penso che durante queste settimane ancora ne vedremo tante e tante altre. Poi abbiamo visto anche dei bellissimi momenti musicali, che poi arriveremo magari al cuore delle canzoni. Assolutamente. Sicuramente, ma abbiamo visto una quadra su ciò che è stata la conduzione è d'obbligo. E io voglio sapere da te anche un'altra cosa: come hai visto il duetto Favino-Raffaele? Bellissimo, addirittura qualcuno ha detto che c'era più alchimia tra Virginia Raffaele e Pier Francesco Favino piuttosto che tra Claudio Bisio e la Raffaele, e questo è stato un monologo divertentissimo in cui hanno giocato sul musical o comunque sul film. Ma Favino è bravissimo, ragazzi. Sì, Favino film, è spettacolo. Su Mary Poppins e su Bohemian Rhapsody, su questo insomma non capirsi su quale dei due film voler trattare, poi addirittura è arrivato pure Sister Act e quindi si è fatto questo capolavoro, cioè sfiziosissimo. Però si vede che c'è tra i due, c'è intesa, tra i due, sono due artisti, sì. Voglio dire, forse sì, l'ambito, mantengono benissimo, l'ambito è lo stesso, quindi. E Favino addirittura, c'è qualcuno che oggi l'ha rimpianto, ieri sera comunque nei tweet sulla pagina di Sanremo, comunque c'era qualcuno che rimpiangeva Pier Francesco Favino e l'abbiamo rimpianto. Ecco, allora lo chiediamo anche a chi ci sta guardando: Favino, Bisio, qual è magari la vostra preferenza? Vi è piaciuto questo festival? Cosa vi è piaciuto di più? Non so, un commento sulla conduzione. Tra le donne molte scriveranno Matteo Bocelli è quello che ci è piaciuto di più. Fate vincere Matteo Bocelli, ho letto un tweet. Cioè, fate vincere Matteo Bocelli, il figlio di Ma secondo me padre. Queste sono sempre le mamme, no? No, lasciamo stare le mamme. Guarda, ma tu guarda. E ce l'ho con le mamme, perché se no c'è qualcosa che bisogna. No, il riferimento era al meraviglioso duetto. Allora, Andrea Bocelli, ospite indiscusso, cioè davvero è stato uno dei momenti più belli di questo Sanremo. Era tra gli ospiti Matteo Bocelli, prima 25 anni dopo si è esibito nel Il Mare Calmo della sera, meravigliosa canzone scritta da Zucchero, con lui il dittatore, mattatore Claudio Baglioni. Poi è salito sul palco Matteo Bocelli e padre e figlio davvero hanno dato un momento di televisione davvero davvero alto, infatti per loro standing ovation. Ma non ha bisogno di presentazioni, soprattutto il padre, voglio dire, ma ragazzi è stato un momento toccante, è un po' quando diciamo ti prendono i brividi, se ascolti la canzone, la musica, è la musica che già ti fa venire i brividi, poi quelle voci,
commentabili. Intanto Matteo Monetta dice: non ho visto molto, diciamo, il festival, ma alcuni sketch non mi sono piaciuti, scusate la parola, vabbè, non ti preoccupare. E vabbè, ci sta, però facci sapere anche quali sketch non ti sono piaciuti. Salutiamo anche Pasquale Ardito, che mi saluta in maniera dialettale, nel dialetto piace, tra l'altro il dialetto è andato benissimo, ne parleremo dopo. Ecco, mannaggia, e non si è sentito. Vogliamo sapere dalla Rai che avete combinato con l'audio, che cosa, cioè quel microfono non me la posso prendere con i cantanti, sgolavano, ma dal microfono non usciva qualcuno, vabbè, qualche bella stecca pure ce l'ha buttata, poi magari ne commentiamo in seguito, però il fonico davvero, cioè licenziato, spero che non ci sia nella seconda serata. Scenografia meravigliosa, quindi tutti quanti hanno fatto i complimenti a questa scenografia, a questa scalona che si è accorciata fortunatamente. Ho visto Papa Leo un po' in difficoltà, voglio dire, pensavano stesse recitando la parte del, invece ho detto no, aspetta, guarda, io sto veramente in difficoltà, datemi una mano perché qua è pericolosissimo. Figurati, no, invece abbiamo visto gli ospiti, sì. Giorgia, ragazzi, perché qualcuno davvero pensava fosse in gara pure Giorgia. Ma la smettete di dire queste cose? Ma perché non si capisce? Non posso commentare, dai, Giorgia in gara, che poi ha portato Midley a Sanremo, ha portato comunque uno stile meraviglioso, bravissima, ha portato un duetto con Baglioni davvero meraviglioso, è ritornata con Come Saprei dal lontano 1995 con il quale spopolò. È tornata anche, qualcuno l'ha criticata un po' per lo stile, per l'abito, per l'acconciatura. Non aveva lo smalto, signori, l'ho notato. Sì, questo l'abbiamo notato pure noi, sì sì, c'era una pecca nel fondo. E non fa niente, mi è piaciuto il fatto che al naturale. Ma sai cosa? Ha una voce da ragazzi. No, è che le vuoi dire? No, cioè, ma invece dei polmoni, Giorgia secondo me c'ha delle cisterne. Non so come fa, regge in una maniera. Bravo, no, bravo. Sai cosa si crea? E questo l'abbiamo detto anche ieri nello speciale. Si crea quella difficoltà di capire chi è in gara e chi non è in gara. La stessa Giorgia avrebbe potuto essere sia in gara e sia non in gara. Bocelli è stato in gara, adesso magari non ce lo rivedi sul palco di Sanremo e non si capisce perché magari Sanremo ha bisogno che degli ospiti siano nazionali, famosissimi, tutto quello che vuoi, aspettiamo pure Eros Ramazzotti che a Sanremo ha fatto la sua fortuna. Il Volo, per esempio, 3 anni fa erano ospite d'onore, adesso sono in gara. Voglio dire, ragazzi, poi ti può piacere o non piacere quello stile, tutto quello che vuoi, Dio santo, ma anche questo è Sanremo, vabbè, ti è piaciuta? Il Volo? Il Volo. Come dice qualcuno, un dante. Però voglio dire, no, lì c'è stato il problema. Perché, e con tutto il bene che gli possiamo volere al trio del Volo, ma dopo aver sentito il Volo, poi abbiamo sentito Bocelli, ragazzi, la differenza è il Volo io verrei trovato. E quindi finalmente andiamo sulle canzoni, chiediamo a Giuseppe Ferrara in regia per favore di farci vedere la schermata di quella che è la classifica provvisoria. Quest'anno divisa in zona gialla, zona rossa, mi sembrava l'allerta meteo, sì sì, poi un piano urbanistico comunale, il dissesto idrogeologico praticamente spiegato a noi popolo. Mentre Ferrara cerca le classifiche, salutiamo Maurizio Lamberti, Gennaro e Anna Maria Ferrara. Maurizio addirittura dice: ultimo può vincere padrone del palcoscenico anche se è il più giovane. Giorgia bellissima, invece questo è il commento di Gennaro e Anna Maria Ferrara. Intanto vi ricordiamo che abbiamo avviato il sondaggio online. Vi è piaciuta la prima puntata di Sanremo? Potete, avete varie scelte, sì, no. Cosa? Varie scelte, due scelte. No, sono quattro. Sì. No. No. Cosa? Il festival e poi It Forever, perché ieri sera c'era It. Io l'ho fatto. E vabbè, sondaggio è un sondaggio attivo sempre, diciamo, e lo troverete in rete. Per ora abbiamo il sì 33%, no 67, gli altri due non hanno preso preferenze, si vede che qualcuno non l'ha visto It. No, oh, c'è qualcuno che ha scambiato It con qualcosa, vabbè. No, c'è stato qualche commento cattivo quando c'era l'esibizione di Loredana Bertè, ma quello è stato semplicemente un commento cattivissimo, perché durante l'esibizione di Loredana Bertè, che però ieri è andata benissimo, Loredana Bertè brava. Ha avuto una seconda vita adesso, molto rock era anche il suo. Ok, però ci torniamo, se no non riusciamo. Vai con la classifica, vogliamo. E Ferrara. Riesce Loredana Bertè subito? Eccola! Eccola là! Cosa ti aspetti da me? Mi aspettavo una bella canzone, Loredana Bertè ha mantenuto. Nek, mi farò trovare pronto, spero la prossima volta, perché ieri sera sì, sembrava abbia già Antonacci, però tu
tutto bene. Simone Cristicchi mi ha rubato il cuore, non ci posso fare nulla con Abbi cura di me. È stata davvero una canzone che ha parlato di amore, cioè nel senso proprio assoluto del termine. Francesco Renga, aspetto che torni. Noi pure aspettiamo che Renga torni. È rimasto in qualche luogo sconosciuto. Ti giuro, li aspettiamo che torni. Torna tra noi. No, io magari le aspettative su Renga erano alte. Sì. Sì, l'ha vinto. Però cacchio Renga, vabbè. Ma anche qui dobbiamo dire che la canzone non si è sentita. Allora sì, come stile, come look, molto apprezzato, bellissimo Renga, tutto Renga. Quello che vuoi. E Renga ha fatto lui. Renga. Il problema anche qui però era del fonico, perché io ti giuro ho avuto proprio difficoltà a sentirlo bene e a capirne le parole. Ma secondo me stanno a risparmiare sui microfoni quelli della RAI. Ne prestiamo qualcuno dalla ragazzi, noi ne abbiamo, se volete fate un colpo di telefono, vi portiamo i microfoni, l'impianto audio. Io non so come fare con nel resto della grafica che adesso stiamo vedendo, vediamo anche quali erano gli altri. C'era Ultimo, I tuoi particolari è stata davvero bella, ma di Ultimo ce lo aspettavamo. Sì, perché Ultimo portato, molto portato. Ragazzi, gli ultimi saranno i primi. Voglio dire, sì. E poi sì, Daniele Silvestri è stato un innovatore, è piaciuto anche a me Daniele Silvestri, che è un rapper italiano molto giovane. Hanno allestito sia una scenografia molto carina Daniele Silvestri in questo banco di scuola, a parte con un batterista meraviglioso che devo ricordarmi il nome, non me lo ricordo, però una canzone molto molto bella. Bello anche il video uscito oggi, come molti video delle canzoni in gara di Sanremo sono usciti oggi e molti sono molto carini. D'accordo con la classifica finora oppure elimineresti qualcuno? Ferrara, se ce la riproponi ci fai un piacere. Se voglio sapere se Imma è d'accordo con la classifica blu, ovvero coloro che si sono classificati fra i primi. Vabbè, non mi chi butteresti fuori? Vabbè, non mi trovi d'accordo, né sul ring, vabbè, diamogli un'altra Chance. Un'altra chance. Neck, no, il volo, no, sì, è da Sanremo, ma a me non piace. Irama ci ha stupito, innanzitutto un testo molto forte. La ragazza con il cuore di latta, sì, mi è piaciuto, sì, anche a un me. Un testo molto forte, molto bello, e sì, sono contentissima che è qua. Ma qui ne manca uno che invece è nella seconda parte della classifica e che ti dispiace molto perché ha portato una canzone meravigliosa, eccolo là. Ragazzi, io lì su Enrico Nigiotti mi soffermo su bellissima. Enrico Nigiotti, bellissima, un testo spettacolare, un bel sound, il tema... più che altro del passato che è un po' andato, fatto un po' un confronto su ciò che era il tempo di un tempo passato e quello di oggi. Per me per adesso è la mia preferita, io non posso che espormi in questo senso. No, perché mi è piaciuto quando faceva quel passaggio in cui adesso si usa l'inglese, hanno scordato i dialetti, cioè, molto carina. Nigiotti ci è piaciuto molto, come a me. Spero di trovarlo nella classifica blu la prossima. Certo, questa sera ne abbiamo 12 di artisti in gara. Ieri si sono esibiti tutti, anche se con tempi davvero troppo dilatati, ma purtroppo Sanremo è così. 24 big, l'ultimo l'abbiamo sentito davvero a luna di sera. Noi ci scherziamo, ma a luna di notte, scusa, è troppo. Perché tosta. Non dai la possibilità a quelli che vogliono votare di restare magari fino all'ultimo e avere questo quella stessa attenzione che poi si possa recuperare nei giorni a seguire, però è diverso l'impatto che hai emotivamente con la canzone, ammettiamolo. Continuiamo nella classifica. C'era Risa. Risa, per lei ci sono molte aspettative su questa canzone, anche se è una canzone dai due volti, è stata definita. Lei si sente bene, però è una parentesi, perché se ci hai fatto caso la canzone inizia in una maniera molto leggera, molto tranquilla, molto bassa, molto soft. Poi ha una picchiata, che è la parte centrale del testo, e poi ritorna un'altra volta. E lei chiude dicendo, se non erro, ecco, ora voglio vivere così. Sì. Quindi quel voglio stare bene lo interpreta lei un po' come una parentesi. Sì, infatti anche nei giorni scorsi, quando poi parlava della sua canzone, l'hanno annunciato, presentato e tutto, lei ha detto che mi sento bene, è come lei si sente adesso, è questa nuova fase della sua vita, e quindi fa anche piacere vederla poi in questa canzone del tutto nuova. E poi Bundabash. Troppo carini. Bundabash. Secondo me li sentiremo. Innovativi. Magari non li vedremo vincere a Sanremo, però li sentiremo. Una canzone per un milione che è davvero molto carina. Patti Pravo, poi vabbè, ieri sera è stata sfortunatissima, di un siparietto davvero divertente. Sfortunata. Ma ci sta. Mi devi dire quanto tempo ci hanno messo per truccarla. Perché per tirarla su, secondo me. Quell'impalcatura ha bisogno di un po' di tempo.
mantiene nel fisico e quindi insomma anche il suo modo di vestire, il suo outfit, non adatto magari a mia nonna, però a lei sì. È la Patti Pravo, dai. È Patti Pravo, è lei. Giustamente è arrivata sul palco, sempre per i soliti problemi del fonico, che spero sia stato Infatti poi ha fatto un po', diciamo, la battuta a Bisio, ha detto che sto a fare qua? No, lei, spiegatevi. Perché giustamente lei poi nel sonoro arrivava e ha detto: cosa sono venuta a fare, una passeggiata o a cantare? Perché c'era sempre un finto avvio della canzone, quindi però non si avviava partiva. Mai, era davvero, insomma, da, Maurizio ci chiede cosa pensiamo di Nino D'Angelo, dice meglio se cantava solo Livio Cori. Ci arriviamo, ragazzi, Nino. No, lì poi nella zona rossa, quindi ci arriviamo alla zona rossa, stai, resta con noi, infatti, ci arriviamo anche su Nino. La concludiamo brevemente questa zona gialla della classifica. Quindi chi ci resta? Ferrara, facci vedere un attimo la classifica di nuovo. Siamo che un po' scordarelli. Sì, vabbè, so parecchio, sono 24. Sono 24. Siamo passati già alla zona rossa. No, abbiamo finito, Buda Bash, Federica Carta. Bene, anche qui parlavamo di testi molto attuali. Anche qui abbiamo parlato di non mi hanno colpito particolarmente, sì. Però dico la verità, almeno il sound non mi ha colpito particolarmente, è questione di gusto. No, ti ha colpito Anna Tatangelo, però, perché è l'unica forse che ha fatto la canzone di Sanremo. No, Anna Tatangelo, voglio dire, la classica canzone sanremese, il classico sound sanremese. E tra l'altro è un messaggio d'amore, è difficile rimanere complici con Gigi, secondo me, non lo so, è un messaggio, addirittura ti è rimasto il testo, un messaggio d'amore per Gigi. Wow, Gigi, ma che gli hai fatto a sta povera ragazza, che tra l'altro è una bella gnocchetta, trattala bene, tu c'hai un'età, lei li trova, tu forse coi soldi qualcosa trova anche lui. Bene, fino adesso eravamo rimasti sulle canzoni, no, comunque è andata sparata la canzone d'Angelo di Sanremo, quindi no, vabbè, ha fatto il suo, quindi va bene anche questo. Classica canzone. Ci sta, ci zona sta. Rossa, così andiamo velocemente su. Andiamo con i rossi. Uno degli argomenti di cui parlare, perché Nino D'Angelo, ragazzi, Livio Cori, se mi dite che qualcuno. Da dove vogliamo partire? Canzone, da dove vogliamo partire? Partiamo da Nino D'Angelo, vai. No, io ho avuto proprio serie difficoltà. Là ancora c'erano davvero problemi sostanziali di microfono, però Nino D'Angelo non era proprio inserito nel duetto. No, poco comprensibile. No, poco comprensibile, mi dispiace, perché magari sarà anche ascoltabile, ma dico io, Nino, tu rappresenti in questo caso parte della nostra Campania. Per cortesia, fai qualcosa anche per noi, ecco. Beh. Di Livio Cori invece addirittura si è iniziata a vociferare che fosse che ci fosse lui dietro al famoso rapper di cui ancora tutti stiamo cercando di capire l'identità, Liberato. Liberato. Di associare Livio Cori musicalmente o questo tono di voce l'ha associata a Liberato. Chissà, poi tutto lo può essere, magari, tutto figura, può essere una rivelazione di Sanremo, arriva sul palco di Sanremo e lo rivela. Ci farebbe più che piacere sapere. Vedere Liberato a Sanremo sarebbe, come dire, veramente uno shock, un colpo di scena. No, qualcuno dice che sia proprio Livio Cori. Sì, sì, sì. Quindi, perciò dico, vederlo. Arriva là, si sveglia. Sono Liberato. Si spoglia, sono Liberato. sta vestito. No, Nino D'Angelo, andiamo su un secondo ascolto. Ci serve un secondo ascolto. Sì, Nino, ti diamo una seconda possibilità. Ce la puoi fare, quindi per favore, dai, cosa mi è dispiaciuto? Dica. Il fatto che forse le vecchie glorie, per rispolverarsi, e quindi Patti Pravo con Brida, Nino D'Angelo, si sono appoggiate. Per tornare a Sanremo hanno dovuto fare questa operazione e quindi di accostamento, che magari non è proprio nelle loro corde. Questo un po' mi dispiace. Hanno sentito l'esigenza di appoggiarsi a corde nuove, sì. Questo forse è... Sì, invece, questo è trovare, come tornare a Sanremo a volte. Sì, rispolverare un po'. Loredana Bertè non ne ha avuto bisogno perché è sul panorama musicale. Coraggiosa, Una canzone... Bella, coraggiosa, bella, rock. Rock. Cioè, lei... Dicevi prima alla Vasco. Alla Vasco. E alla Vasco. Sì, ha portato il suo rock. Ritorniamo nella zona rossa. Zona rossa, ecco, questa è proprio la Bertè. Il look, puoi dire tutto quello che vuoi. Il capello azzurro non ti piace. Occhio alla gonna. Occhio alla gonna, se l'è alzata più volte. Ma lei, guarda, che ha delle gambe che ancora oggi può permettersi di alzarsi la gonna. Ma secondo me erano dei segnali che la Bertè stava lanciando a qualcuno. Mi sto alzando la gonna, non lo so. No, davvero. Guarda, poi te lo dimenticavi perché ascoltavi la canzone e ti è piaciuta.
piaciuto. Ecco. Gli ex Otago invece, c'era tanta attesa su questi ex Otago, ma alla fine veramente è solo una canzone, aspettiamo un secondo ascolto perché no, non c'è proprio, no, non mi è entrata, piaciuta. Come Einar, parole nuove, ma a volerle queste parole nuove, perché magari dai giovani avremmo voluto di più, avremmo voluto vedere queste canzoni nuove, queste parole nuove, questo nuovo tono, si aspettava questo indie pop. Però tranne Gaemon e tranne ricordami dall'altro che abbiamo visto pure che Mahmood, Gaemon e Mahmood si sono riusciti nell'intento di dare anche un po', diciamo, la spinta innovativa, ecco, e un qualcosa di diverso per presentare, sì, Sanremo, anche ma Sanremo qualcosa di diverso, sì. Altro Einar, non solo, diciamo, ha un po' fallato, passatemi il termine, sì, questo obiettivo. Poi sul tema dell'amore, che boh, bisogna, no, ti aspetti da loro dei tratti diversi, dai, grinta, forza. E allora magari possiamo vederla poi nelle prossime serate questa grinta, perché adesso non l'abbiamo vista. Per loro sì, zona rossa io ce la metterei tutta, quindi figurati. C'è qualcuno in zona rossa che non avremmo voluto in zona rossa? No, c'è qualcuno che non avrei proprio voluto. Sto parlando di Achille Lauro. No, no. Allora ragazzi, mi dovete spiegare chi ha selezionato Achille Lauro, che nel post festival tra l'altro avevano preso per napoletano, cioè questi pensano che arriva, no, quello lo guarda è napoletano, no, no, è romano Achille, sì, Lauro, quindi diciamo prendiamo un attimo le distanze da determinate, sì, persone, sì, è nel post festival, ma dai, gli hanno fatto un sacco di complimenti a sto ragazzo, no, no, giornalisti, no, di levatura, no, nazionale, voglio io dire, mantengo, hanno fatto dei complimenti a Achille Lauro, tutto il rispetto, ma mi spiegate che cavolo diceva la canzone di Achille Lauro? Ma che cosa? Il messaggio qua, Achille, qual è il messaggio? Tra l'altro, su Achille, qual è il tallone di Achille? La gaff. Voglio dire, Fessi, ed Anna Foglietta mi sarei aspettata, cioè, tanto di più, ma anche in stile, davvero, ma per favore, eccola, chi ha fatto quella Anna Foglietta che mi sbaglia il foglietto, qual apostrofo è il tallone di Achille? Foglietta! Gli è andata proprio male, ma il dopo festival, vabbè, poi c'è stato il coraggioso che è stato fino all'ultima a vedere davvero il dopo festival. No, io ci provo stasera, ma ieri sera ti giuro ho retto 10 minuti di dopo festival, poi dopo no, le lenzuola mi hanno avvolto e pensavo al giro pagina di stamattina, hai quindi pensato, detto, questo della sveglia, perché poi era stamattina, mamma mia, stamattina, no, probabilmente no, non siamo stati molto buoni con le canzoni in gara, ma noi a prima ascolto questo è stato il nostro giudizio, quindi ce l'avete chiesto, noi abbiamo dato le nostre risposte, abbiamo dato i nostri commenti, ci aspettiamo di più, davvero di più, anche come siparietti, anche come, sì, Claudio Santamaria ci ha provato, diamo un po' una scossa anche dal punto di vista proprio mimetico, forza, o comunque per favore fateci ascoltare le canzoni per bene, soprattutto insomma con un sonoro degno di tal nome, e fatecelo ascoltare ad un orario decente, perché davvero altrimenti mi viene, ma poi dico io, qua voglio chiudere, ma quanta pubblicità, ma come lo paghi Sanremo? Scusa, ma 585.000 euro glieli vuoi dare comunque a troppa comunque, pubblicità. Comunque vi ricordiamo, commentate sotto il nostro profilo, sotto la diretta, quindi rispondete al nostro sondaggio che in questo momento siamo, ti è piaciuto Sanremo? Eccola, ti è piaciuto Sanremo? Il 38% dice sì. Vai. E poi invece a coloro che non è piaciuto, so abbastanza, parliamo del 25% ha votato no. Cosa ha votato ancora il 25%, quindi abbiamo un ex aequo, e poi c'è un buon 13% che ha preferito It, voglio dire, secondo me sempre sulla Bertè. Sulla Bertè si sono spostati. No, io ho girato su Achille Lauro, no, mi è appena iniziato a gridare Rolls Royce, io gira. Anche perché, e questo davvero dobbiamo dirlo e l'ho commentato ieri sera, noi per avere Achille Lauro in questa lista di cantanti abbiamo rinunciato a Pier Davide Carore e Air Jack. Non lo dirò più, però in questa lista, ragazzi, guardaci per favore, cioè davvero sarebbe stato un livello diverso, però vabbè, venderà qualche dischetto in più, spero, Achille Lauro, almeno lo spero per Sanremo, sì, così magari fanno, sicuro, qualche ascolto in più, quindi Baglioni, Raffaele, Bisio, mi raccomando, risollevate questi ascolti perché per il momento siete in calo, poi a me Virginia Raffaele piace, Bisio mi sta simpaticissimo, Baglioni, tutto sommato almeno la conduzione, vabbè, possiamo dire che è una sufficienza buona, piena, sì, ci sta finora, più c'è chi ha fatto molto sì, molto peggio, quindi non si è visto il trash, quindi no, va benissimo così, quindi vi salutiamo, commentate con noi, rispondete ai nostri sondaggi e
Intanto domani mattina ritorna a Giro Pagina con l'informazione mattutina, sì. E ricordiamo che siamo in diretta al Caffè Duomo con un ospite eccellenza. Domani magari faremo anche qualche domanda su Sanremo a questo ospite che verrà domani. E poi ci rivedrete sicuramente in questo studio per vedere un po' come va. Anche perché la sigla che ha fatto Giuseppe Ferrara ci piace, quindi la utilizziamo. Secondo me il festival ce la riruba. Non ce la rubare, non ce la rubare. Ciao. Ciao ragazzi, alla prossima.